Una missione importante, una missione anche difficile, però è una missione naturale con quella che è la natura della nostra associazione, che è sempre stata quella di mettere la persona nel senso dell'individuo umano, al centro della nostra attività. Oggi è una giornata per noi importante perché festeggiamo qui a Reggio Calabria i 50 anni della nascita della nostra associazione, il Movimento Cristiano Lavoratori. Tra l'altro li festeggiamo insieme all'inaugurazione della nostra struttura provinciale dei servizi, dove ci sono tutti i nostri servizi di patronato, di CAF, di assistenza fiscale, di formazione professionale, di politiche attive per il lavoro, quindi riusciamo un po' ad unire l'utile al dilettevole in questa occasione. Sì, oggi è una bellissima giornata perché inauguriamo questa bellissima sede, inauguriamo soprattutto un punto di riferimento per la comunità, per questa città così grande, così importante, alla quale noi ci mettiamo al servizio per quello che riguarda tutte le questioni e le pratiche di previdenza e di assistenza delle persone. Il patronato è un soggetto che sta vicino alla gente, lo è stato nei momenti più difficili e anche quelli più recenti. È stato uno di quegli strumenti che hanno consentito al Paese di andare avanti anche nel momento più difficile della pandemia e vogliamo continuare ad esserlo, e oggi la nostra presenza qui è una forte condivisione, una forte vicinanza con Reggio Calabria, con i servizi del Movimento Cristiano Lavoratori, peraltro in un'occasione straordinaria come quello dei 50 anni della nostra storia. Quindi aprire una sede come questa in occasione del 50esimo non può essere che benaugurante, è una bellissima occasione. È importante su questo territorio e è importante su tutta la Regione Calabria. Questa è un'occasione unica, credo anche in provincia. Noi stiamo aprendo una nuova sede provinciale come Movimento Cristiano Lavoratori e come servizi, sia come CAF che come patronato. Noi abbiamo messo come titolo la persona al centro, perché di fatto è quello che noi stiamo facendo ormai da 50 anni. 50 anni che ricorrono il 9 di dicembre, anno di costituzione dell'MCL 1972, che noi andremo a celebrare, e lo facciamo attraverso una rete di servizi che di fatto non è altro che una prossimità in termini di welfare in favore dei cittadini, della famiglia e dei lavoratori. Offriamo assistenza, diamo loro la possibilità e ci poniamo come tramite tra quello che è il mondo del lavoro, il mondo della famiglia e le istituzioni, colmando a volte, se non spesso, quelle che sono proprio le lacune della pubblica amministrazione, la farraginosità burocratica. Quindi diamo la possibilità di accedere a tutta una serie di servizi mettendoci a loro disposizione. Lo facciamo come CAF per quanto riguarda tutta la materia fiscale. Lo abbiamo fatto anche nei periodi di lockdown, nel momento in cui gli uffici erano tutti chiusi, gli uffici pubblici intendo, INPS, INA e le altre, e noi siamo posti al servizio, soprattutto in quel periodo, lo facciamo e lo continueremo a fare, come la nostra storia. Sì, effettivamente hai detto bene, 50 anni di presenza sul territorio da parte dell'MCL con tutti i servizi annessi, è sicuramente, voglio dire, una grande soddisfazione oggi per noi aver aperto questa sede multifunzionale, io la chiamo, perché ci sono tutti i servizi, dal patronato, dall'assistenza fiscale all'assistenza previdenziale, ma come bene precisato tu, una delle missioni del nostro movimento è appunto l'attenzione al mondo del lavoro. All'interno di questa struttura c'è un'agenzia per il lavoro che si occupa fondamentalmente di coniugare quella che è la domanda e l'offerta di lavoro, mettendo insieme tutti quei giovani passando per l'istruzione, la formazione e il ricollocamento nelle politiche attive del lavoro. Sì, effettivamente uno dei deficit che abbiamo riscontrato in tutti questi anni è proprio che c'è un allontanamento, quindi c'è una distanza dal conseguimento della qualifica, addirittura dal titolo di studio, fino all'inserimento nel mondo del lavoro. L'Agenzia per il Lavoro ha appunto questa peculiarità, cioè quella di perfezionare il curriculum formativo del disoccupato, del ragazzo in questa fase 18-35 anni, e ricollocarlo immediatamente in un contesto lavorativo. Sono perfettamente d'accordo, anche perché in un momento come questo, in un momento particolare post pandemia, si è parlato forse veramente poco delle politiche attive sul lavoro, quindi essere qua in questo momento in un confronto anche con le articolazioni periferiche, come dire, dello Stato, che portano avanti dei principi di sussidiarietà e sostegno, diciamo, soprattutto mettendo al centro dell'attenzione le famiglie, quindi la persona, l'uomo, e infondendo, come dire, dei principi di dottrina sociale cattolica, è sicuramente una cosa importante. È un tema che da troppi anni caratterizza
caratterizza in negativo il nostro sistema paese Italia, e su questo dovremmo porci qualche dubbio in più. Alle nostre latitudini forse è ancora un po' più accentuato, e questo deriva probabilmente dal non aver saputo intercettare la giusta offerta negli ultimi 20 anni e non aver creato con il sistema universitario quel giusto rapporto domanda-offerta. Questo è fondamentale, perché se noi continuiamo a pensare cosa può offrire il nostro territorio e non offriamo ovviamente quelle prospettive ai nostri giovani soprattutto, ma anche a quelli un po' meno giovani, che possano appunto investire su questa purtroppo amara realtà calabrese, allora qualcosa in più probabilmente lo dobbiamo fare, lo dobbiamo alle nuove generazioni, e questi momenti secondo me di confronto servono anche per tornare a casa con delle idee diverse rispetto al passato. Adesso è il tempo, soprattutto in un momento come questo con tanti finanziamenti, di provare a spenderli bene, non spenderli tanto perché si devono spendere, ma perché dobbiamo provare a fare tutti insieme un po' più di rete.